a Milano per soffermarci sui fenomeni di violenza in rete e su tutti i comportamenti che i giovani, anche inconsapevolmente, possono mettere in atto sulla rete in modalità molto violenta. Il programma Erasmus Plus ci offre in questo senso tutta una serie di opportunità che possono essere messe in campo dagli operatori giovanili, da quelli che noi chiamiamo gli youth worker, per prevenire questi fenomeni, attraverso quindi lo scambio di informazioni, lo scambio di opinioni e la conoscenza del fenomeno più in generale, è possibile aggiungere e contribuire a contrastare questo spiacevole fenomeno presente nella nostra società. Vogliamo quindi oggi lavorare su questo fenomeno e cercare di ispirare i nostri giovani a modificare questi comportamenti e a combatterli per quella che è la loro vita quotidiana. Ciao a tutti, sono Michele Di Paola, faccio il formatore e lo youth worker. Sono qui per raccontare le attività che io svolgo sul tema della cyberstupidità, come ci piace chiamarla, cioè far rendere conto alle persone delle azioni e delle conseguenze delle loro azioni quando si evano. Sono Ilaria del Centro Studi Sereno Regista Torino. Per noi è importante oggi essere qua a condividere la nostra esperienza, perché il lavoro giovanile si fa in rete e si fa con i giovani, non sui giovani. Quindi i ragazzi devono avere un ruolo attivo all'interno delle attività e questo deve sempre più diventare una buona prassi per noi operatori giovanili, ed è molto importante, molto interessante anche per me avere la possibilità di ascoltare il lavoro degli altri, di imparare da altri e creare veramente una comunità di persone attorno ai ragazzi e con i ragazzi. Sono Shema El Fatih, ho 24 anni e ho scritto un libro, Non ci avrete mai, edito da Valzoni. Sono soggetta, come tanti altri, al cyberbullismo. Raccontarlo ai ragazzi significa ribadire loro che questi commenti non devono inficiare nella nostra vita quotidiana e soprattutto non devono frenare il nostro attivismo, ma anzi devono essere contrastati con azioni quotidiane volte a sconfiggere questi hater che sono sul web ma che possono rivelarsi anche nella vita quotidiana.